due temi stamattina e poi discutiamo su come proseguire. Il tema è l'immaginazione nella filosofia critica e quindi un tema più scolastico, insomma, più kantiano. Però ieri mi avete detto che gradivate che lo affrontassimo e l'altro è. Ci sono, domanda, ci sono delle procedure significative nel processo, grazie al, che non è immediato e che richiede tempo, grazie al quale un technical empowerment viene introiettato, interiorizzato. E questo è il contributo che io trovo in questo grande psicologo Vygotsky, che nonostante siano passati quasi 100 anni, ha ancora da insegnarci una o due cose, secondo me, proprio del tutto fondamentali. E per me è motivo di interesse il fatto che molte neuroscienze cognitive oggi riconoscano la figura di Vygotsky. Ieri citavo, ecco, poi vi ho portato una specie di bibliografia dei testi che ho citato a braccio ieri. Per esempio Tomasello è attualmente il direttore del Max Planck Institute, non precisamente una scuoletta, e cita solo bibliografie contemporanee, ma se deve citare qualcuno del secolo scorso, cita Vygotsky e Bakhtin, per il problema della dialogicità della struttura. Allora, io ieri ho citato L'Erba Gourin, Il gesto e la parola, grande palettrologo di L'Erba Gourin. Perché l'ho citato? Perché L'Erba Gourin fa vedere che dopo centinaia di migliaia di anni in cui questo bipede eretto e c'è, costruisce sempre e soltanto quella struttura che viene chiamata normalmente chopper, di colpo comincia a costruire cose differenziate, parte la prima grande migrazione di questo vivente che copre l'intero pianeta nel giro spaventoso di tempi di una rapidità inaudita, e contemporaneamente tutti gli altri sono tanti. Sono tanti i cespugli, come vengono chiamati oggi, no? L'ominazione 6, 7, il più vicino è Neanderthal, il più somigliante, e questi sono sterminati, insomma, non si riproducono. E questo, insomma, è interessante. L'idea che vi proponevo ieri è che, però, è un'idea che il mio maestro aveva su basi speculative, non sperimentali. Quindi c'è da compiacersi del fatto che poi, a distanza di 30 anni, 40 anni, le basi sperimentali oggi ce le abbiamo. Garrone diceva: secondo me il linguaggio è molto più recente di quanto noi non immaginiamo. State attenti. Il linguaggio inteso come ambito della dipendenza tecnica, non come ambito dell'assistenza tecnica, perché come ambito dell'assistenza tecnica il linguaggio, o qualcosa che somiglia al linguaggio, funziona anche per le grandi scimmie, eccetera, eccetera. No? Questo punto, assistenza-dipendenza, su cui ho insistito molto ieri, per me è molto chiarificante, e lo trovate in questo testo molto bello di Brunner, Fedato, Spinapolice, il penultimo, Digito Ergo Sum, Cervello, Corpo, Ambiente. È un piccolo testo pubblicato in un numero di Micromega. Come vedete, Micromega continua a mantenere ogni tanto una funzione importante di aggiornamento nella scienza. L'altro testo di Micromega è quello dei grandi geni, cervelloni. Questi sono i massimi cervelloni esistenti, guardate che roba, Young, Hauser, Ryan, Chomsky, Lewontin, Tattersall, cioè, che si mettono insieme e dicono: noi dell'evoluzione del linguaggio non sappiamo niente, cioè il mistero dell'evoluzione del linguaggio. Io una proposta ve l'ho fatta, e cioè che a un certo punto, probabilmente in seguito ad una mutazione genetica che qualcuno ha anche riconosciuto, accade che l'insieme delle prestazioni cognitive di questo vivente sia tale da acquistare una maggiore distanza rispetto alla pressione della contingenza, d'accordo? Per cui diventa la sua attitudine anticipatoria, la Vorsicht dell'immaginazione di cui abbiamo parlato ieri, diventa più forte. E
E dunque il linguaggio, da strumento che assiste le relazioni intersoggettive, la comunicazione delle emozioni, diventa uno strumento cognitivo. Questo però Vygotsky lo dice sperimentalmente, ci arriviamo stamattina. Quindi le due cose, immaginazione e filosofia critica, procedure del technical empowerment, posto che il linguaggio, l'articolazione raffinata del linguaggio, voi siate d'accordo, ma non tutti sempre lo sono, che debba essere considerata come un empowerment tecnico. Però questo Vygotsky ce lo spiega meglio. Poi che altro ho citato? Heidegger, Kant, il problema della metafisica, mi è capitato di toccarlo a un certo punto perché qualcuno, tu, aveva toccato la faccenda dell'immaginazione come anticipazione, cioè che l'algoritmo è più rapido, ci può espropriare di quella capacità che ha l'immaginazione di andare avanti e progettare quello di cui sto parlando adesso, no? Bene, Kant e il problema della metafisica, che è un bellissimo libro di Heidegger, cioè Heidegger è stato certo un grande teorico, ma è stato, consentitemi di dirlo, forse il più grande conoscitore della filosofia occidentale. Nessuno come Heidegger e come Hegel ha conosciuto la filosofia occidentale, cioè, facendocela capire nelle sue più intime movenze. Questo grande libro su Kant è un libro in cui Heidegger mostra che Kant sta manovrando delle cose che non coincidono fino in fondo con il suo modo di pensare il soggetto trascendentale, per cui si spaventa. Tant'è vero che riscrive tutta una parte della ragion pura. Oggi dirò qualcosa, ma molto così, molto superficiale su questo tema. La cosa sorprendente è che invece in questo libro Heidegger non parla mai della terza critica, anzi mette una nota, dice, forse nella terza critica il problema della sintesi, però non l'ha mai sviluppato, secondo me invece. Dunque, le rivolgono a Heidegger, McLuhan, quello è un classico assoluto, la Galassia Goodrich, Tomasello vi ho appena detto, le origini culturali della cognizione umana. Qual è il, badate, le origini culturali della cognizione umana, state a te, della cognizione, non delle origini umane della conversazione tra gli uomini, no, le origini culturali, della cognizione. E esattamente il problema che è ridotto all'osso è quello che il grande primate, lo scimpanzé, poniamo il bonobo, fa delle grandi scoperte ma non le trasmette, mentre è tipico della cognizione umana di essere trasmessa, non è affatto un'ovvietà, come per noi lo è perché viviamo in quel clima, ma non è affatto un'ovvietà. C'è un'immagine molto bella che usa Tomasello in questo libro, che è quella del dente di arresto. Voi pensate un argano che io giro, poi se lo lascio, quello ritorna indietro, ma se c'è un dente di arresto me lo ferma lì. E così è la cognizione umana, dove arrivo recupero tutto, faccio un altro scatto, lo recupero, non lo perdo, si accumula, viene registrata, archiviata, i grandi archivi, pensate oggi alla condizione dell'archivio in rete, che cos'è un archivio oggi che andiamo su Wikipedia o in qualunque altro posto con la più grande naturalezza e non pensiamo più neanche lontanamente di andare a prendere un libro o comunque in prima istanza. Questo è Tomasello, le origini culturali della cognizione umana. Io tendenzialmente sono tesi fortemente supportate sul piano sperimentale, ma tendo a essere d'accordo, cioè mi fa capire delle cose, degli altri due vi ho parlato. E poi ho parlato di Saussure, perché ho riportato la questione del principio di arbitrarietà, secondo cui la connessione tra la struttura fonica raffinata che a un certo punto Homo sapiens scopre di possedere e la possibilità che quella stessa struttura funzioni da griglia di proiezione sull'organizzazione dell'esperienza, evento creativo quant'altri mai, non è naturalistico, non è guidato da un principio naturalistico. Tu ritagli l'esperienza, e se la vuoi ritagliare più raffinata, la ritagli più raffinata. Se voglio chiamare la neve, celebre esempio, con 10 diverse unità, nessuno me lo impedisce: neve granulosa, neve fresca, neve ghiacciata, uso di parole, cioè il lessico è riorganizzabile. Ora, ieri vi ho suggerito in modo non filologico, non testuale, che un lessico non è altro che un'organizzazione di concetti empirici, per usare la terminologia di Kant. Oggi
torniamo a questo tema. Quello è sostanzialmente un lessico inteso nel senso della funzione semantica fondamentale delle parole. Le parole servono a mille altre cose, ma questa condizione semantica, per cui la parola ha una Bedeutung, cioè una cosa che sta nel mondo e che è costruita dalla parola stessa, individuata dalla parola stessa, questo è ciò che sicuramente non hanno i sistemi di segni zoosemiotici, va bene? Queste sono tesi forti, io le difendo, però ho trovato un milione di casi in cui qualcuno mi rispondeva che le cose non stavano così, eccetera, eccetera, quindi prendetele soltanto per tesi. Vi faccio vedere due cose che ho parlato, Mélenchon, eccolo là, che compare probabilmente in più di un luogo, per tenere un comizio che si può quindi tenere, è naturalmente un ologramma, tu lo vedi da tutti i lati, dietro, davanti, eccetera, e l'altro è questa bellissima marcia degli ologrammi di Madrid, che vi dicevo ieri, ha richiesto anche questa cosa significativa che ciascuno ha attestato, che giuridicamente mi riconosco, no? In quell'immagine, no? Mi riconosco in quell'immagine. L'immaginazione nella filosofia critica. Vedete come Aristotele nel De Anima chiama l'immaginazione kinesis hypo tes energias tes aistheseos. Cioè, quella è una traduzione che si potrebbe migliorare come qualunque traduzione, naturalmente. Un movimento kinesis prodotto dalla sensazione in atto, quindi la sensazione gli viene riconosciuta, l'aistesis, Aristotele gli riconosce delle prestazioni, non è solo passiva, energeias, tes aistheseos, è importante questo. Ma che cos'è questa kinesis? È una kinesis che ci fa vedere che c'è un rapporto, questa è fantasia, fa fantasia il concetto, che è un'altra cosa, ora parliamo di quello di Kant che è completamente diverso dalla costruzione linguistica, però non questa kinesis che è riconosciuta, è precisata. Cosa fa questa kinesis? Di certo tiene insieme l'immaginazione e la sensazione. Quindi l'immaginazione ha un rapporto importante con l'aistesis, con l'estetico. Ma dall'altra, come Aristotele dirà, per il fatto che l'immaginazione ritiene le impressioni passate, le ripresenta in assenza, no? E così via, come tutti noi sappiamo, ha anche un rapporto con la cognizione, non solo con la sensazione, ma anche con la cognizione, con il logos. Con il logos. Dunque questa caratteristica intermediaria da interfaccia dell'immaginazione è riconosciuta da tutti i filosofi che si sono occupati di immaginazione in termini utili per capire come funziona. Kant come chiama l'immaginazione? La chiama con la parola tedesca, che non c'ha niente a che vedere con la fantasia o fantasia. Einbildungskraft. Quella è la parola kantiana e questa parola è costruita in modo molto significativo, come vedete, perché l'immaginazione è pensata come una kraft, dunque una forza che è capace di unificare einbilden in una immagine, in una configurazione, in un bild il dato ricevuto dalla intuizione che Kant chiama Anschauung, come forse sapete. Un dato che è per sua natura, dice Kant, molteplice. I dati non sono elementari, sono molteplici. Mannigfaltiges è la parola usata da Kant, fatto di molte cose, anche disperse, che l'immaginazione unifica. Che l'immaginazione sintetizza in un primo senso della parola sintesi che ho già usato ieri. Quindi l'immaginazione è una forza, Kraft, che è capace di unificare in un'immagine, in una configurazione, il dato ricevuto dalla Anschauung, un dato molteplice, perché è fatto di molte cose
anche disperse e aggregate. La sua prima funzione, dunque, per Kant è quella di fare questo tipo di sintesi, che non è esattamente la sintesi come ve l'ho descritta ieri, su cui torniamo tra un attimo, e qui significa sintesi proprio del sintesi, del mettere insieme, una sintesi preliminare, una sintesi preliminare. L'immaginazione è una forza che raccoglie in immagine tutto ciò che è disperso, che l'intuizione non ci offre come unitario, ma spesso come una rapsodia disaggregata, un flusso, per esempio un flusso indifferenziato, e questa sintesi preliminare consiste nel arrangiare, diciamo così, il dato, per offrire il dato molteplice, unifica, per offrirlo all'intelletto, cioè al logos, che invece lo unifica sotto un profilo concettuale. Kant chiamerà questa operazione schematismo, una celebre espressione kantiana. Ora, qui non possiamo entrare nel particolare, ma Kant nella prima critica di questa sintesi, questa prima sintesi dell'immaginazione, fornisce delle descrizioni formidabili. C'è una descrizione in cui Kant dice che addirittura, vabbè, ma ci arriviamo dopo, qui seguiamo la mia scaletta. Quindi, da un lato, l'immaginazione garantisce all'intuizione la capacità di provvedere a diverse, eccola qua, era infatti qui, diverse modalità di unificazione del molteplice. Kant le definisce in diversi modi, segno che sta pensando questa cosa. Anzi, poi, come vi dicevo ieri, nella seconda edizione della Ragion Pura cancella tutta una parte in cui l'immaginazione ha dei compiti ancora più importanti, e la riscrive da capo, la deduzione dei concetti puri. Per cui, quando Heidegger scrive quel libro, Kant e il problema della metafisica, sceglie di usare la prima edizione e non la seconda, perché lui dice questa è quella vera. Dopo Kant si è pentito, ha sentito che ha usato troppo, cioè, ma anche nella seconda, per esempio, c'è un passaggio che io ricordo nel paragrafo 10 della Ragion Pura. Qualcuno si potrebbe con un paragrafo corto, breve, in cui Kant dice che l'immaginazione attraversa il dato, durch gehen, è un attraversamento del dato, quindi ha un'azione molto attiva. Dice Kant, attraversamento, sinossi, sintesi figurata, o speciosa, la famosa sintesi speciosa dell'immaginazione. Quindi significa che il dato viene ricevuto dall'intuizione in modo tale che nel suo oggettivarsi, nel suo costituirsi come un fenomeno, viene contestualmente integrato con qualcosa che non può essere ricavato dal dato stesso. È quello che vi dicevo ieri, cioè è ben vero che la causalità è un dato oggettivo della natura, ma noi non percepiamo la causalità. La causalità è piuttosto un sistema di organizzare secondo una regola qualche cosa che noi percepiamo secondo una progressione temporale, un prima e un dopo. Dunque noi percepiamo il primo come causa del dopo, il dopo come l'effetto. Questa è un'operazione cognitiva che è tipicamente prodotta da quello che Kant chiama lo schematismo. Si tratta appunto di un procedimento che unifica secondo conformità a regole, che Kant pensa all'inizio come le famose 12 categorie. Queste regole sono, secondo Kant, ricordate, critica Aristotele, cioè anche Aristotele si è messo alla ricerca di questi grandi concetti puri, però li ha raffazzonati un po' in modo rapsodico, dice Kant, io invece vi mostro che sono 12 e non possono che essere 12. Il problema di Kant dunque è in che modo è possibile a priori una cosa di questo genere,
cioè come deve essere fatta la struttura dell'esperienza per poter essere garantita a priori da questo tipo di operazione che mette insieme, questa operazione mette insieme due cose completamente eterogenee. Questo è molto importante capire, due cose completamente eterogenee, cioè i dati del mondo fenomenico e le forme intellettuali, sono due cose completamente eterogenee. Quindi c'è bisogno di un organo che costantemente faccia l'interfaccia, diciamo così, proprio un'interfaccia tra queste due condizioni. L'operatore di questa sintesi di eterogenei è proprio l'immaginazione. Da un lato garantisce l'intuizione la capacità di provvedere diverse forme di unificazione del molteplice, dall'altro provvede allo schematismo, appunto, dei concetti puri. I concetti puri sono le categorie, ma anche, e questo problema è molto più complicato, Kant ne ha ragione pure, dice no, ma questa è una cosa semplice, non è affatto semplice, dei concetti empirici, cioè i concetti degli oggetti che noi incontriamo e riconosciamo nel mondo. Quello di cane normalmente è il concetto a cui Kant fa più spesso riferire, il concetto di cane, lo schema del cane. Che cos'è lo schematismo allora? È la costruzione delle infrastrutture necessarie, gli schemi, affinché i concetti possano riferirsi. La Bedeutung, che vi dicevo ieri, ditemi se non sono chiaro o se ci sono cose che passaggi ellittici che richiedono dei chiarimenti. Per riferirsi al molteplice dell'intuizione, lo schematismo dunque è l'operatore del carattere sintetico della conoscenza umana. Notate che ho parlato dello schematismo come di una costruzione. Questo è molto importante. È una costruzione dell'immaginazione. Non è una fotografia, è una costruzione. Questa costruzione è, come dice Kant in un passaggio celeberrimo della ragion pura, una tecna. Kunst non vuol dire arte bella per Kant. Kunst significa tecne. Quando Kant, poi ci torniamo su questo tema, deve parlare, cioè, che cos'è l'arte in generale, sta pensando all'arte di chi costruisce le scarpe. Quella è Kunst, altrimenti è schöne Kunst, arte bella. Per noi arte significa l'arte dei musei, ma per Kant arte è la tecne. In un famosissimo passaggio della ragion pura, Kant dice quindi lo schematismo è un'arte, una tecne nascosta nel profondo dell'animo nostro, di cui mai sveleremo fino in fondo il segreto, strappandolo alla natura. Questo dice Kant. E no, allora chi vuol dire a Kant goodbye Kant, dice beh, ma se tu pensi che la tua scienza è costruita sui segreti che noi non strapperemo mai alla natura, non è una scienza. Non è vero, perché poi Kant ha spiegato molto bene, in particolare nella terza critica, che cos'è questa tecnica. Comunque quello che possiamo dire è che è una costruzione, dunque non è una fotografia, non è un'immagine, lo schema non è un'immagine, ma è per l'appunto qualche cosa, una procedura tecnica che consente la costruzione di immagini. Questo è molto netto in Kant. Questo carattere sintetico della conoscenza umana viene indagato nella ragion pura fino a una certa soglia. Fino a una certa soglia, non più di quello. E che Kant raggiunge almeno in due occasioni nella ragion pura, dicendo ma questo è un problema, in realtà è un problema molto complicato. Qual è questo problema? Ora ve lo presento così. È quello che sorge quando si tratta di spiegare che cosa accade nella applicazione dei concetti puri, cioè nello schematismo, nel riferimento delle forme a priori al dato ricevuto, quando si tratta di concettualizzare, ve lo dicevo prima, il caso nella sua particolarità. Ecco l'esempio di Kant. Allora, quel bestione lì e quella bestiolina là sono entrambi
riconoscibili concettualmente e percettivamente, secondo Kant, grazie a uno schema comune, che è lo schema del cane. Cioè, un bambino anche molto piccolo riconosce che quelle due bestie così completamente diverse sono due cani. E dentro lo schema adesso cosa ci starà? E molte cose, evidentemente, molte cose. Per esempio che scodinzola, oppure che abbaia, oppure che annusa, oppure che ha quattro gambe. Non lo so, questa costruzione può essere anche una costruzione che non risponde a delle regole fisse, ma a qualche cosa che è manovrata con proporzioni diverse a seconda delle esperienze che noi abbiamo fatto. Però è sorprendente che un bambino piccolo non dubiti nemmeno un attimo di trovarsi di fronte allo stesso animale. Il dato nella sua particolarità, questo è il tema. Allora, come schematizza l'immaginazione quando ci si trova di fronte a questa cosa? Questo è il tema, che è uno dei diversi temi che spinge Kant a scrivere una terza critica. Una terza critica. Perché nella prima critica che cosa ha fatto? Ha assicurato, da un punto di vista scientifico, che la costruzione degli schemi garantisce l'oggettività del dato, la bedeutung, cioè che i miei concetti abbiano un contenuto esperienziale, siano oggettivi, ma non siano fantasticherie, va bene? Questo è garantito dallo schematismo che Kant chiama oggettivo, d'accordo? Ma quando si tratta invece di chiarire in che modo lavora l'immaginazione per specificare, modularizzare le infinite modificazioni, dice Kant, dei concetti puri, e ora ne vediamo una che è quella dell'esempio kantiano, e lì si deve capire in che modo avviene lo schematismo, che deve essere un'operazione più complessa, e a questa operazione più complessa Kant dedica sostanzialmente questa terza critica. Allora, l'esempio che fa Kant, l'esempio della ragion pura, ma la risposta è nella critica della facoltà di giudizio, è che lo schematismo dei concetti empirici, come ci spieghiamo che lo stesso ente cui attribuiamo la causalità, cioè in questo caso il sole come fonte di calore, essicca l'argilla e scioglie la cera, scioglie la cera, ve lo illustro con il più celebre aneddoto di una cera sciolta, che è quella di Icaro, che precipita per essersi troppo avvicinata. Come sarebbe? In tutti e due i casi c'è causa, la causalità c'è, il concetto puro è rispettato, ma noi abbiamo bisogno di capire perché nel primo caso irrigidisce l'argilla, la terra, e nel secondo caso invece ammorbidisce. È un esempio tra i mille altri che Kant avrebbe potuto fare. Significa che in questo caso si richiede l'intervento di un elemento ipotetico, cioè bisogna fare un'ipotesi. Nei singoli casi che si presentano ad un osservatore accade che la conformità a regole garantita dallo schematismo dei concetti puri e oggettiva debba essere applicata, ecco l'immaginazione che qui ritorna in primo piano, reclamando più diritti, immaginando di volta in volta una regola specifica. Perché Kant non ha sviluppato questo tema nella ragion pura? La risposta che vi anticipavo ieri è che per accedere in modo completo a questo problema, che è un problema non da poco, cioè il problema della scienza, cioè non come è possibile in generale la conoscenza, a questa domanda a ragion pura da tutte le risposte di cui abbiamo bisogno. Se invece chiedo come è possibile la scienza empirica, no, la ragion pura mi dice: ti ho istruito il campo, adesso servono altre cose, che se tu ti vuoi spiegare a quali criteri di
condizioni di possibilità e di adeguatezza empirica rispondono alle scienze. Questa si chiama epistemologia. La domanda epistemologica è una domanda che guida la terza critica, che si chiama critica della facoltà di giudizio, ed è tutta basata sul giudizio estetico non nel senso dell'arte, ma in un senso più strutturale. Perché Kant? La risposta è che per accedere in modo completo a questo ambito è necessario pensare in modo più adeguato, quello che leggete lì in grassetto, il rapporto tra immaginazione e sensibilità, cioè la kinesis, il movimento di cui parla Aristotele. Allora, vi dicevo ieri, riprendiamo questo tema, che il movimento della kinesi aristotelica, che nella critica della facoltà di giudizio Kant ripensa, mentre nella ragion pura c'è un'estetica trascendentale, no? Vi dicevo, è il primo capitolo della ragion pura. Estetica trascendentale vuol dire qualunque dato ci arriva tramite il filtro temporale e spaziale, che sono le forme a priori della sensibilità. Questa è l'estetica trascendentale, una roba che si legge in mezz'ora. Mentre l'estetica che torna nell'aesthesis di cui si occupa Kant nella terza critica è un'altra e più complicata faccenda, cioè un'estetica che non revoca naturalmente in dubbio l'estetica trascendentale, ovviamente, ma mostra che oltre alla Anschauung bisogna prendere in considerazione qualche cosa di più attivo, quella kinesis, più attivo, che Kant chiama Gefühl, che è un sentimento. Ieri vi dicevo sentimento, è una brutta traduzione in italiano, perché fa pensare al sentimentalismo, ma insomma intendiamola un sentimento senza sentimentalismo, cioè un'anticipazione che l'immaginazione guida, fidandosi di questa capacità della nostra sensibilità di sentire certe proporzioni, non saprei come dire. Tutti voi siete abilitati a ritrovare temi antichi, cioè, ma questo aveva detto pure, che ne so, Archimede o Pitagora, ma certo, certamente, o Platone stesso per certi aspetti, no? Solo che qui vengono tutte ripensate nell'ambito di un'epistemologia del soggetto. Quella di Kant, il limite, se volete, della filosofia di Kant, è un'epistemologia del soggetto, cioè il soggetto è non cartesiano, perché è un soggetto senziente innanzitutto. Quindi un'altra estetica, che è quella della critica della facoltà di giudizio, su cui tantissime cose potremmo dire, ma le tacciamo, ma se avete delle curiosità le possiamo discutere insieme, o delle cose che non vi sembrano sufficientemente chiare. Qual è il concetto determinante qua? Qual è il determinante? Eccolo, dire, già lo leggete, l'ultimo punto di questa slide, cioè nella critica della facoltà di giudizio Kant ripensa questo movimento, questa kinesis, come un libero gioco. È un'espressione che avete sentito esattamente quante volte. Un libero gioco di immaginazione e intelletto. Mentre nello schematismo oggettivo della ragion pura il gioco non è libero per niente. Non è libero affatto, perché l'immaginazione fa un sacco di lavoro, ma poi lo deve sottoporre all'intelletto, che ci deve mettere il suo logos unificante. Qui Kant pensa a questo gioco libero. Tutta la critica della facoltà di giudizio si può leggere come una riflessione delle diverse proporzioni che può assumere questo gioco tra immaginazione e intelletto. Tra immaginazione e intelletto. E questo sarebbe carino anche seguirlo, ma non lo possiamo fare. Kant parla proprio, è una parola che usa lui, di proporzionamento. Ci sono diversi proporzionamenti tra l'istanza dell'immaginazione e l'istanza dell'intelletto. E adesso vi distingo, ma poi mi soffermo in particolare su un caso, che questi proporzionamenti sono tre. In che modo immaginazione e intelletto debbono giocare tra di loro? E questo gioco è un gioco totalmente libero, 50-50, quando è rivolto in generale alla conoscenza empirica. È un libero gioco in cui nessuna delle due facoltà prende il sopravvento. Però Kant ne indica anche altri. Per esempio, se il proporzionamento
è rivolto ad una conoscenza particolare, questo X, e allora lì il proporzionamento deve trovare la proporzione più adatta affinché si produca lo scatto della conoscenza. Qua un esempio straordinariamente efficace è quello che fa Umberto Eco, qui ci sarebbe una storia da raccontare, ma non ve la racconto. Umberto Eco, in un suo libro molto importante, Di svolta, un libro di svolta, la storia era come mai Umberto Eco svolta. Svolta in questo libro che si chiama Kant e l'ornitorinco. Qualcosa di voi se lo ricordo. Allora, la prima volta che qualcuno ha visto un ornitorinco e ha dovuto cominciare a fare questa trattativa tra immaginazione e intelletto per capire che diavolo di roba era, perché questo c'ha il becco, depone le uova ma allatta i piccoli, cioè fa delle cose stravagantissime. La cosa significativa è che qualcuno incontra un ornitorinco, qualcuno, mamma mia, eurocentrico da morire, qualcuno, un europeo, incontra un ornitorinco andando in Australia, un esploratore, se volete, proprio in questi anni, alla fine del Settecento, quindi succede qualcosa di contemporaneo alla stesura della critica. Allora, la prima cosa che fa, dice, ma userà quelle poche cose che c'ha e costruisce un aggregato. Talpa d'acqua, no, non funziona, perché non è una talpa, perché non sta soltanto in acqua ma sta pure, e piano piano il gioco mette a fuoco una serie di caratteristiche per cui viene fuori lo schema empirico dell'ornitorinco, che ci permette di riconoscere gli ornitorinchi e anche di caratterizzare queste sue, e introdurre una voce nuova nei grandi schemi della classificazione dei diventi. Perché uno schema, c'è una voce nuova, non è affatto una talpa, è un'altra cosa. No? Questo è se la proporzione è rivolta alla conoscenza in generale. C'è un altro tema di grande importanza su cui non mi azzardo ad intervenire, che ho studiato un po', è che l'immaginazione si può anche prendere il carico esorbitante di sensibilizzare le idee astratte, libertà, la giustizia, o addirittura quelle che non sono esibibili sensibilmente, l'infinito, il nulla, Dio, la totalità. Questo Kant chiama il sublime, cioè qui dice Kant, l'immaginazione, una definizione meravigliosa, non può mostrare nulla di adeguato a quell'idea, l'infinito, ma può mostrare la sua inadeguatezza. È bellissimo, può mostrare la sua inadeguatezza. Sempre caro mi fu questo ermocolle, questa siepe che di tanta parte dell'ultimo orizzonte c'è. E poi ci sarebbe anche un altro tema che non voglio toccare, che è quello dell'analogia. Ma è molto importante, se volete ci torniamo. Quello che voglio toccare, perché riguarda il nostro tema del nostro seminario, è che allora una proporzione libero gioco, immaginazione e intelletto lavorano di concordia in generale per la conoscibilità delle cose oggettive, oppure si finalizzano al singolo oggetto, l'ornitorinco, che diavolo devo fare, l'immaginazione ci deve mettere molto, è evidente, oppure cercare di sensibilizzare i concetti astratti, quelli che nella tradizione filosofica che Kant raccoglie si chiamano le idee. Le idee sono qualcosa della ragione, che non sono esemplificabili sensibilmente, ma l'immaginazione lavora anche là, cioè il suo schematismo, il libero gioco lavora anche lì come sublime o come struttura analogica. Ultima, ma forse non è l'ultima, comunque quella che ci riguarda di più, il libero gioco quando lavora in vista dell'estensione della conoscenza, estensione e riorganizzazione della conoscenza, visto che non è un obbligo, vi dicevo ieri, ma chiunque può notare che, a differenza della conoscenza degli scimpanzé o delle api, che è sempre la stessa, quella dell'essere umano si rinnova e si riorganizza continuamente. A che condizioni allora? Che tipo di gioco c'è tra immaginazione e intelletto affinché noi possiamo spiegare questo fenomeno così chiaramente importante per la vita degli esseri umani?
qui esce la questione dell'arte. State attenti, perché una filosofia critica si interessa all'arte? Non perché abbia il minimo interesse di descrivere che cos'è l'arte o di dare una classificazione, che non gliene può fregare di meno a Kant, ma perché l'arte è esemplarmente l'esperienza nella quale l'esperienza si riorganizza. Questa è una risposta utilissima, molto utile, cioè in che modo una filosofia critica illumina la questione dell'arte facendo piazza pulita di tutti i ciarpami con cui noi ci impediamo di cogliere antropologicamente che cosa è stata l'arte. L'arte è qualche cosa in cui il libero gioco si sposta nettamente a favore dell'immaginazione, così nettamente che l'intelletto gli deve andare dietro, arranca dietro l'immaginazione. E attenzione a non interpretare in modo romantico, ve l'ho detto in modo un po' romantico, però è così, gli esempi che ora vi farò ci aiuteranno a capire meglio. Allora, facciamo un esempio, partiamo dal procedimento tipico delle scienze empiriche, che vi dicevo prima. Un conto è aver accertato nella ragion pura che c'è uno schematismo oggettivo per cui i nostri concetti, se sono concetti, hanno una Bedeutung, perché se non hanno una Bedeutung sono delle fantasticherie, sono concetti vuoti, senza contenuto, e questa Bedeutung è l'immaginazione che la garantisce, grazie a quella sintesi preliminare che chiama in tanti modi eccetera. Però questo non ci risponde alla domanda sul procedimento delle scienze empiriche. Il procedimento delle scienze empiriche non mi basta sapere che c'è la Bedeutung, voglio sapere io qual è la causa specifica, qual è la legge locale che mi spiega il dato fenomeno. E qui ci troviamo di fronte al tipico procedimento inferenziale delle scienze empiriche, che oggi noi conosciamo perfettamente, ma la cui messa in luce essenziale è davvero forse proprio kantiana. Facciamo un esempio che ci serve anche per un altro motivo. Allora, sulla base di un ampio materiale di osservazioni empiriche fornite da astronomi famosi, Tycho Brahe eccetera, Keplero fa quell'ipotesi là secondo cui le orbite dei pianeti non sono circolari ma sono ellittiche, cioè attraversano due fuochi rispetto al Sole che è al centro. Quindi la formulazione di un'ipotesi cognitiva ha richiesto una certa creatività. Cioè, tu hai dovuto, attenzione, tornerò su questo tema in parte, che però possiamo sviluppare nella nostra discussione, e cioè che questa creatività di Keplero, io uso il caso di Keplero ma si potrebbero usare tanti altri, passa anche attraverso un'azione di decostruzione molto forte. Cioè Keplero ha dovuto decostruire lo schema tolemaico o aristotelico, come volete, del cerchio, l'ha decostruito. Non bastava che le osservazioni te lo smentiscono, che quando l'osservazione ti smenti tu cerchi di riorganizzare in qualche modo i dati per farli ritornare, e invece lì ha fatto qualcosa di creativo, che ha avuto un momento decostruttivo, cioè rompere la cogenza di uno schema pregresso, no? È un momento costruttivo, ipotetico. Infatti è talmente, così come dice lei, che tecnicamente è una abduzione quella di Keplero. È un'abduzione, sì. Tu usi, cioè, fissi la regola, ma la verifica la viene dopo. Esattamente. Questa è una terminologia su cui, come tu sai, evidentemente se usi questo termine, Peirce ha lavorato in modo indefesso. Peirce, domani vi do la bibliografia persiana, era un signore che si compiaceva del fatto che aveva abbandonato le scuole perché le trovava troppo inadatte alla sua intelligenza, e tra le altre cose sapeva a memoria la ragion pura, si dice che avesse a memoria la ragion pura. Certamente l'abduzione risponde a un libro, sì, sui segni di Eco, esattamente. Bonfantini e compagni. Esattamente di quello si tratta, e infatti appunto non è un caso che Peirce sia stato un kantiano. L'inferenza ipotetica è l'abduzione in Peirce, è proprio quello. Dunque qua
una certa creatività abduttiva, diciamo, è più precisamente la capacità di ipotizzare una legge empirica in senso stretto. Quella è una legge empirica in senso stretto, che può diventare un enunciato. Le orbite dei pianeti sono ellittiche, è un enunciato che definisce una legge. Ma questa, quello che voglio farvi notare, è che questa sintesi cognitiva ha già avuto un lungo rodaggio nei processi tecnici che hanno occupato soprattutto la nostra immaginazione e la nostra manipolazione. Pensate alle operazioni complesse che è capace di organizzare un bambino in età prelinguistica. In età prelinguistica la manipolazione, tornerò su questo perché è il tema di Vygotsky su cui poi ci soffermiamo tra non molto. Questo perché vi mostro questa immagine? Vi mostro questa immagine per richiamare la vostra attenzione su un fatto che già ho richiamato e la cui pertinenza nei confronti dell'inizio della discussione di stamattina sui nativi digitali è del tutto evidente, che l'immaginazione è, dobbiamo pensare all'immaginazione sempre come ha un dispositivo multimodale, aptico, non solo ottico, e motorio, cioè legato, embodied, si diceva ieri, alla complessa esposizione tecnica del corpo umano. Ecco, qui rimettiamo un bambino che sta lì a smanettare su un touchscreen di un tablet, ma volevo farvi osservare che Keplero mica per caso è sempre rappresentato con in mano un compasso, cioè questo elemento esternalizzato, no? Questo elemento è chiaro che l'immaginazione di Keplero nel momento in cui produce l'ipotesi che diventa un perfetto enunciato nell'orbita dei pianeti, in quel momento sta lavorando con schemi di carattere somatico, non ottico, ma anche aptico, motorio. Questo tutti noi lo sappiamo con un minimo di insight, quanto gli schemi che produciamo per risolvere problemi che possono poi diventare un enunciato teorico passino attraverso il nostro corpo. Ormai si tratta di cose del tutto accertate anche delle neuroscienze. È vero dunque che il risultato dell'esplorazione inferenziale o abduttiva, come ci suggeriva Angelo, di Keplero raggiunge uno statuto cognitivo, ma è anche vero che dietro quell'enunciato, le orbite dei pianeti sono ellittiche, c'è un lavoro che investe tutto il corpo, detto in una formula: la creatività scientifica ha un debito con la creatività tecnica, un debito ontogenico e filogenetico, perché la creatività tecnica precede filogeneticamente la creatività scientifica, indubbiamente, e questo accade anche nel bambino piccolo, salvo poi che gli succede qualcosa su cui torneremo dopo. Allora, oggi vedete che, facciamo ritornare i nostri conti, lo dicevo prima, l'immaginazione che lavora negli ambienti mediali digitali, che sono quella roba là, perché quel bambino sta in un ambiente mediale digitale caratterizzato da un fatto molto importante, che quel tablet lì, stamattina Alessandra armeggiava con l'asta del selfie, quell'arfare lì non è soltanto un ricettore di immagini, ma anche un produttore, cioè gli consente di esplorare l'ambiente. È dotato, ho scritto una volta in un testo, di quella reversibilità tra il percipiente e il percepito che è il modello della percezione di Merleau-Ponty, cioè proprio quello se lo ritrova in mano. Se lo ritrova questo modello, per Merleau-Ponty scrive delle pagine meravigliose su questa reversibilità. Dove finisce la percezione e dove comincia l'oggetto? E dove avviene questa zona di reversibilità? C'era un'immagine che avevo usato una volta in una lezione
in cui si vede Coppi che passa una borraccia a Bartali, ovvero Bartali che ricevono, dove finisce il dare, dove comincia il ricevere. Quella è proprio è un'immagine bellissima che avete visto chissà quante volte. E lì vedete questa reversibilità sta nella percezione umana, ma quel ragazzino lì, quel bambino là, ne sta facendo un'esperienza diretta. Questo è il punto, per rispondere alla tua questione di prima. No, certo, stiamo perdendo con chi si parlava i processi attenzionali, mica tanto, parecchio attento quel bambino lì, però li stiamo perdendo, non c'è dubbio, da un lato. Dall'altro evidentemente avrà tendenza a costruire configurazioni poco complesse, ma ci sono tutte le condizioni perché l'attenzione venga riorganizzata in un altro modo e il tipo di grammatiche che userà non siano solo la grammatica gutenbergiana, anche perché in quel momento non ce l'ha, perché la linearità non la conosce, ma siano grammatiche nuove che le mescolano insieme. Io qui, come dicevo ieri, non smetterò di dirlo, sono molto possibilista. Si tratterà appunto di capire cosa succede effettivamente e di introdurre dei protocolli, di introdurre delle regole e così via. Comunque, quello che possiamo sicuramente dire è che l'immaginazione che lavora negli ambienti mediali digitali vede immediatamente mobilitata questa multimodalità. Immediatamente, e reversibilità nella fattispecie, perché quello non è soltanto un posto in cui ricevi immagini, ma è un posto in cui le puoi fare, le puoi costruire. Potenzialmente dunque siamo di fronte a un possibile potenziamento piuttosto che a un indebolimento, cioè nulla ci lascia concludere che dovrebbe essere un indebolimento. Allora, come stanno le cose? Allora, qui vi ho parlato creatività scientifica. Qual è Kant nella parte che vi avevo messo nella piccola bibliografia del handout che vi ha dato Alessandro? Avevo messo dei paragrafi della critica alla facoltà di giudizio dal 43 al 53, se non sbaglio, in cui Kant tratta molto approfonditamente questi temi, cioè per esempio che differenza c'è tra la genialità dello scienziato e quella dell'artista. Perché la genialità dello scienziato certamente deve essere stata a suo modo geniale, cioè creativo, Keplero e molti altri ancora. Tuttavia, una volta che tu l'hai tradotto in un enunciato, le orbite dei pianeti sono ellittiche, questo enunciato è traducibile in ogni lingua, utilizzabile da chiunque, non solo, ma io ti posso mostrare, dice Kant, passo dopo passo come ci sono arrivato, te lo posso mostrare, lo dice per Newton Kant, cioè Newton potrebbe mostrare a chiunque passo dopo passo come ci è arrivato. Invece l'artista non lo può dire, ma attenzione, non è un elogio della irrazionalità dell'arte, è invece una definizione approssimativa di una cosa che cerco adesso di allargare e approfondire un attimo. Come stanno le cose per l'arte? Prima ho detto, l'arte interessa una filosofia critica, dunque una filosofia che tra tutte pone nel modo migliore la questione dell'immaginazione, in quanto immaginazione mediale, immaginazione interattiva. Per una filosofia critica l'arte formalizza, esemplifica, è una manifestazione esemplare del procedimento attraverso cui la nostra esperienza si estende e si riorganizza. Per questo ci interessa l'arte, interessa una filosofia critica. Come stanno le cose con l'arte? Vediamo che cosa ha da dire Kant su questo, e sono cose interessanti, poi concludo questa parte con un breve filmato assai significativo che mi piace tantissimo. Allora, vi ho presentato la questione dell'arte inserendola in questo concetto fondamentale della terza, che della critica della facoltà di giudizio, che consiste nel libero gioco di immaginazione e intelletto. Nell'arte interessa Kant esaminare criticamente quel tipo di esperienza in cui l'immaginazione prende nettamente il sopravvento sull'intelletto, che naturalmente è presente, ma è presente in una posizione subordinata.
In questi capitoli, che sono quelli che vi ho indicato nella bibliografia specifica, Kant fa una serie di passaggi, tra cui quello che prima toccavo, di spiegare la differenza tra la creatività di carattere scientifico e quella di carattere artistico, e poi distingue, fa una serie di distinzioni per arrivare a porre criticamente, ripeto, non definitoriamente, la questione dell'arte. Distingue l'arte dalla natura, dai prodotti della natura, dicendo che nell'arte c'è una libera riflessione razionale, quindi, mentre i prodotti artitecnici della natura possono essere dei prodotti straordinariamente ben costruiti, come gli alveari delle api, una celebre immagine che sarà ripresa tante volte. La differenza con la produzione tecnica, la produzione umana di artefatti, è che la produzione umana è una produzione libera, nel senso che non risponde in modo meccanico a istruzioni che appartengono al patrimonio genetico. Le api costruiscono gli alveari sempre nello stesso modo, ancorché quel modo si sia dimostrato il modo ottimale di organizzare lo spazio, la cosiddetta esagonale, eccetera. Però sono milioni di anni che la fanno allo stesso modo. Le dimore degli uomini sono invece infinitamente diversificate a seconda delle situazioni contestuali, c'è insomma il tema della storicità che ho toccato ieri. Ci ho detto, ma sono molto interessanti queste parti su cui non possiamo fermarci, arriva nel paragrafo 45 a definire l'opera d'arte bella, cioè quella che noi oggi chiamiamo l'arte, e dà delle definizioni curiose che richiedono un commento da parte nostra, perché lì per lì sono un po' spiazzanti. Dice Kant, infatti, la prima definizione che dà, e addirittura il titolo del paragrafo 45, l'arte bella è un'arte in quanto pare essere nello stesso tempo natura. E quanti studenti ho dovuto bocciare per aver interpretato questo enunciato come una teorizzazione della mimesis. Non sta affatto dicendo quello, sta dicendo che i prodotti dell'arte bella devono somigliare a quelli della natura, ma sta dicendo una cosa diversa, di cui si possono dare due letture, una lectio facilis, diciamo, e una un po' meno facilis. Alexio Facilis, che la dà lo stesso Kant, è che l'arte, ancorché noi sappiamo che l'arte bella, che è il risultato di un progetto di un artefice che ci ha pensato, eccetera, deve però apparire una cosa spontanea, fatta senza sforzo, naturale nel senso del fatto senza sforzo, cioè non dobbiamo vedere che l'artista ha avuto la regola sotto l'occhio, dice Kant, e che il suo lavoro è stato impedito da qualche aspetto di riflessione, mentre sappiamo benissimo che le cose stanno così. Invece quella che ho definito lectio difficilis, che però secondo me è più adeguata, è quella che ci invita a considerare la parola natura. La parola natura in Kant normalmente significa le cose là fuori, ciò che noi incontriamo come oggetto dell'esperienza. Questa è la, quando Kant parla di una natura in generale, normalmente intende l'ordine di ciò che ci si fa incontro e che noi fenomenizziamo secondo certe procedure di cui abbiamo ampiamente parlato in questi due incontri. Qui invece, quando Kant dice l'arte bella è un'arte in quanto sembra avere apparenza della natura, qui natura significa physis, significa la natura. Mi permetto di interpretare in questo modo: la natura dei greci, la physis, l'originante. La parola physis significa ciò che si conduce da solo nell'apparenza, ciò che è motivo della propria origine, ciò che trova la motivazione per essere in se stessa e non in qualcosa d'altro, come invece la tecnica trova la motivazione in qualcosa d'altro. Ho fatto sempre notare ai miei studenti, quando ho toccato questo tema, che la traduzione di physis come natura è una traduzione, poi natura è passata a significare un'altra cosa, ma natura, come sapete, è un participio futuro, que natura sunt, neutro plurale, le cose che vanno a sorgere, quello vuol dire,
invece poi no, natura è diventato per un processo di reificazione tipicamente orientato sul decorso della filosofia occidentale le cose a disposizione, non è quello, natura, il latino ancora percepisce la natura come ciò che va a prodursi da solo, quindi l'arte bella, ancorché noi sappiamo che è stata costruita in base a un progetto eccetera, ha tuttavia l'apparenza di qualcosa che ha una forza di portarsi da solo nell'apparire, questo dobbiamo intendere in questa modo, è molto bella questa, una forza originante che è propria della natura intesa come physis. Quindi dal punto di vista di una filosofia critica, nel senso di spontanea, l'arte manifesta in un prodotto costruito dall'essere umano, cioè in un prodotto della tecne, quella forza originante che è propria della natura, della physis. È come se ci mettesse sotto gli occhi la creatività tipicamente insediata nell'opera dell'essere umano. Questo è il, come dire, l'importo critico, l'interesse critico di una definizione come quella di Kant. Quindi primato dell'immaginazione, ma non perché sia la fantasticheria, ma perché rispetto alle altre facoltà questo primato mostra in che modo la esperienza si estende e si organizza. A questo organo dell'estensione, della riorganizzazione dell'esperienza, Kant dà un nome celebre, lo chiama genio. Vedete che differenza con il genio quale è giunto nel linguaggio comune che noi oggi parliamo, che è quello di derivazione romantica, la sregolatezza. Il genio è una iper, come ora vedremo meglio insieme, iper regolamentazione. No? Vedete la regola su cui batto e ribatto da ieri, come ritorna qua. La definizione critica del genio è una particolare disposizione produttiva delle nostre facoltà conoscitive nella quale l'immaginazione assume il primato e non si compie questa disposizione in un enunciato, le orbite dei pianeti sono ellittiche, ma si compie in un prodotto, è anch'essa incorporata e non scorporabile da un prodotto. Qui servono tante cose. Se uno dovesse immaginare un artista che mantiene insieme la creatività tecnica e quella artistica, Leonardo viene subito in primo piano. Non solo che è completo, ma proprio che mette insieme la creatività tecnica, mostrando che sono due gradi della stessa cosa. Quindi questa disposizione produttiva è qualche cosa che ha trovato storicamente un'occasione per rendersi direttamente percepibile in quello che chiamiamo arte. Quindi Kant non sta dicendo che l'arte è una categoria, avrebbe detto Croce, una categoria dello spirito, ma l'arte è un evento, ciò che chiamiamo arte è un insieme di prodotti che per un certo periodo della storia dell'umanità è stato esemplarmente quello in cui vediamo in che modo una nuova regola sorge in un prodotto, si autogiustifica in un prodotto. Non so se è chiaro. Kant dice due cose importanti, dice tre, ma a noi ci interessano due importanti sul genio. Il genio inteso in questo modo, come vi ho appena detto, dice due cose che ci interessa commentare, lo facciamo insieme rapidamente. Il genio, allora, è un talento di produrre ciò di cui non si può dare una regola determinata. E qui perché il genio è precisamente il farci vedere sotto gli occhi in che modo nasce una regola, in che modo nasce, e questa incorporazione è nel prodotto stesso, non un'attitudine all'abilità di produrre ciò che può essere appreso secondo una qualche regola. Di conseguenza l'originalità deve essere la sua prima proprietà, originalità è nel senso della physis che dicevo prima, cioè il dare origine a qualche cosa di sommamente contingente. Non c'è alcuna necessità, c'è necessità dell'opera d'arte? No. Sommamente contingente è tale da incorporare il processo per cui una regola si impone come alcunché di necessario.
Questa è una definizione dell'opera d'arte, una bella definizione che ci fa riflettere molto. L'originalità si deve intendere in senso radicale, l'originarietà. Quando Heidegger, che qualcuno di voi apprezza, nell'origine dell'opera d'arte dice: l'opera d'arte è qualcosa che non è costituita su nulla di preesistente, sta commentando Kant, questo vuol dire è qualcosa che reca in sé l'evento dell'originario, ma l'evento dell'originario, come si dice in questa meravigliosa, va bene, questa è, ve l'ho già detto, in questa veder sorgere una nuova regola, le abbiamo dette queste cose, in questa seconda definizione, questa è ancora più importante, per me davvero è il top della definizione dell'opera d'arte di genio di Kant. Non è detto che una cosa originale, per il fatto che sia originale, abbia anche un significato. Questo è importante, anzi, si dovrebbe dire che pertiene a ciò che emerge nella sua totale originalità la possibilità di non avere alcun significato. Dunque, questa definizione straordinaria, poiché può esserci anche un non senso originario, un Sinn è la parola di Kant, che è proprio non senso o stravaganza, come traduceva il vecchio Gargiulo, non sbagliando, in fondo la prima traduzione italiana. Un Sinn è una cosa, una stravaganza originale. L'arte contemporanea fa molto uso delle stravaganze originali, sì. E il manierismo in generale, ma questo è un altro discorso. In ogni modo, atteniamoci allo statuto epistemologico delle cose che stiamo commentando, poiché se una cosa sorge da sola, può essere anche una cosa totalmente insensata, i suoi prodotti debbono essere nello stesso tempo modelli, cioè esemplari, e quindi pur non sorti da imitazione, debbono però servire agli altri a ciò come criterio e regola del giudizio. Questa definizione è molto importante. Se l'opera d'arte, perché ci interessa? Noi filosofi critici siamo interessati all'opera, perché l'opera d'arte è quel tipo di esperienza che ci mostra, ci mette sotto gli occhi in che modo l'esperienza si estende e si riorganizza. Si estende e si riorganizza significa si dà nuove regole, ma una regola non sarebbe una regola se non fosse applicata. E dunque l'originalità, il far apparire la nuova regola, deve andare di pari passo con l'esemplarità, cioè l'accoglimento della regola da parte di una comunità che la giudica come una regola. Una regola, dice Kant, state attenti, è del giudizio, non della produzione. Non ti do la regola per produrre altre, ti do la regola per riorganizzare il giudizio. Che significa? Significa che dopo l'esperienza di una grande opera d'arte, la mia facoltà di giudizio si è riorganizzata. Cioè la lettura della montagna incantata o magica di Thomas Mann riorganizza la mia comprensione del tempo, della malattia, dei rapporti politici o erotici e di mille altre cose ancora. Cioè le grandi esperienze artistiche sono quelle che riorganizzano l'orizzonte del nostro giudicare, l'orizzonte del nostro giudicare. Allora, questa connessione tra creatività ed esemplarità è una connessione che dobbiamo tenere costantemente presente. C'è un rapporto necessario tra l'originalità, la capacità di dare origine a una nuova regola, quindi di riorganizzare l'esperienza virtualmente, e l'esemplarità, la capacità di introdurre e condividere nuove regole. Dunque, chiarisco meglio una cosa che ho detto prima, il genio kantiano, vale a dire quel tipo di esperienza in cui l'immaginazione, che è il nostro tema, prende il sopravvento, il genio kantiano è il contrario della sregolatezza, è un iperregolatore, è uno che introduce nuove regole. Guardiamoci questa sequenza che avrete visto, questo è il Mozart di Miloš Forman del 1980, Amadeus, Mozart sul letto di morte, detta il Requiem a Salieri, che si suppone, secondo la leggenda,
ripresa dal film, ma su cui sono state scritte, per esempio, un poemetto di Pushkin famoso, che Salieri, invidioso, sia stato il responsabile dell'avvelenamento di Mozart, e anzi in questa scena Mozart è già avvelenato, sente che gli mancano le forze, chiama Salieri, di cui non ha sospetto, e chiede a Salieri di scrivere per lui, che non ce la fa, le ultime, alcune battute, non le ultime perché sapete che non lo finì, alcune battute del suo grande capolavoro, il Requiem. E Salieri accetta naturalmente, e questa è la sequenza in cui è, secondo me, splendidamente rappresentato questo rapporto tra l'originalità e l'esemplarità, e per questo ce la vediamo insieme. Lei ci crede a questa? Sì. A cosa? No, non si può passare. A un fuoco inestinguibile che ti divora eternamente. Oh, sì. È possibile. Su, cominciamo. Ho finito il Fa maggiore. Sì? Allora adesso, La minore. La minore. Sì. Confutatis? La minore. Cominci con le voci. Prima i bassi. Secondo quarto della prima misura. Che tempo? Quattro quarti. Secondo quarto della prima misura. La. Confutatis. Seconda misura, secondo quarto. Maledictis. Capisci? Sì, sì, sol diesis. Sì, certo. Secondo quarto della terza misura. Mi. Flammi sacribus addictis. Pausa. Maledictis flammi sacribus addictis. Mi segue? Penso di sì. Tieni. Salvo la fa, la seconda volta? Sì. E sul diptis? Certo. E al di sotto
I violini, arpeggi dei violini. Scala discendente di sei note e poi di nuovo riprende lo stimato. Ed è tutto. Ha capito? Troppo veloce. Ha capito? Troppo veloce. Un momento, scusi. Un momento. Sì. Bene. Me lo mostro. Voglio tutto. Dall'inizio. È come se la scrisse lui. Bene, servono pochi commenti, no? Cioè, questa scena è così bella perché avviene questa piena compartecipazione di Salieri alla grandezza di Mozart, tant'è vero che in un certo momento lo sente come una cosa sua, la condivide completamente, cioè la totale originalità di quel pezzo diventa esemplare in quanto dà la regola perfino al suo nemico mortale, che diventa addirittura un alleato e quasi una parte di sé. No? È una scena davvero molto, molto efficace. Dunque, allora, questo era il punto che ci interessava per fare l'ultimo passaggio prima della nostra discussione. Come può lavorare creativamente l'immaginazione negli ambienti mediali, se è vero che essi sono oggi, forse, perché non lo sappiamo, il risultato di una rivoluzione nel senso del technical empowerment? E l'altra domanda era, su cui mi fermavo, l'arte contemporanea ce ne fornisce qualche esempio? Ecco, questo era un punto su cui, tra le altre varie cose che mi sono appuntato, mi piacerebbe stimolare la vostra partecipazione secondo i patti che abbiamo cominciato a sottoscrivere ieri e che vorrei riprendere oggi. Però
vi avevo detto che avrei gradito approfondire ancora un attimo la questione del technical empowerment con riferimento al processo di interiorizzazione del linguaggio, più precisamente, non tanto del linguaggio che è parola generica, più precisamente di quello che ieri ho definito e su cui mi sono soffermato anche abbastanza a lungo, come l'articolazione raffinata fonica di cui Homo sapiens a un certo punto si riconosce dotato e che in virtù appunto di un'integrazione sommamente creativa con una linea genetica completamente diversa, che è quella che riguarda le sue strutture cognitive, perché le due Vygotsky, ora parliamo 10 minuti, non si stanca di ripetere questo aspetto, che si tratta di due linee genetiche diverse. Questa è davvero la potenza innovativa di Vygotsky, perché c'è poco da fare, noi le sentiamo legate. Perché le sentiamo legate? Perché a un certo punto, ineluttabilmente, queste due linee, le strutture cognitive e l'articolazione linguistica, si integrano e noi da quel momento in poi le concepiamo come H2O, l'acqua, un nuovo composto, un empowerment, il più potente empowerment di cui l'essere umano, Homo sapiens nella fattispecie, è stato soggetto e che continuiamo ad articolare nella nostra attuale fase in cui forse si sta preorganizzando un altro tipo di empowerment. Quello che volevo mettere in rilievo, conducendovi un attimo nel dispositivo teorico di questo grande psicologo che ora guardiamo, eccolo qua, ci sono pochissime fotografie di Vygotsky. Questa è una, Pensiero e linguaggio, vi dicevo, è del 1934, ultimo libro postumo, perché Vygotsky è morto quando il libro esce, di una produzione enorme. Considerate che Vygotsky non ha ancora compiuto 37 anni quando muore. Subito dopo le sue tesi vengono sconfessate, condannate. Da quel momento in poi Vygotsky non è più leggibile. Soltanto negli anni 60 leggeremo Pensiero e linguaggio, ma lo leggeremo ancora in una versione censurata. Soltanto nell'82, e per merito di uno studioso italiano, Luciano Mecacci, mio buon amico, e siamo stati compagni di corso con Luciano, che andò in Russia, ha fatto cose straordinarie per Vygotsky. Oggi leggiamo l'edizione che è quella di cui ti ho dato il testo, perché uscì in italiano negli anni 60 un'edizione di Maria Serena Veggetti, che è anche lei una studiosa, non soltanto psicologa ma conoscitrice del russo. Ma l'edizione di Maria Serena è un'edizione condotta sull'edizione americana, e quindi su un'edizione americana costruita su un testo non ancora accettato. Quindi, per dirvela rapidamente, questo testo oggi finalmente lo leggiamo nella sua stesura definitiva, e in particolare è importante l'ultimo capitolo, il settimo, che si chiama Pensiero e parola. Ecco qui se può, vediamo, no? Sì, ma adesso vi dico le cose essenziali. Perché ci interessa qui? Perché volevo portare la vostra attenzione in particolare su questa, un'altra immagine di Vygotsky. Lì si trova in Uzbekistan, con la sua classe di ragazzi o meno ragazzi o adulti. Vygotsky è sono studenti adulti, ma sta insegnando i rudimenti. Vygotsky lavora in particolare anche con i ragazzi affetti da patologie importanti, sordociechi per esempio, sordi. Qualcuno ci ha notare che la definizione sordomuto, te lo dicevo durante il nostro viaggio, è erronea. In realtà non si dovrebbe dire sordomuto,
tu sei sordo, sì, ma non sei muto, sei muto foneticamente, perché però per esempio con le mani e con il linguaggio dei segni, poi, e Vygotsky è uno di quelli che ci tiene molto a questo genere di cose. Allora, qual è la cosa importante che voglio sottolineare? Il testo è molto ricco, si dicono tante cose, chi avrà voglia di leggerlo poi se lo guarderà, perché è un capitolo a sé che non ha bisogno, insomma è un capitolo di un libro, però è un testo unitario. È un testo unitario, e che cosa fa notare Vygotsky? Che quando noi ci poniamo un problema tipico, la filosofia, ma anche noi stessi, ciascuno di noi in modo ingenuo o diretto se lo pone, cioè ma che rapporto c'è tra il pensiero e il linguaggio? Viene prima il pensiero, viene prima il linguaggio rispecchia il pensiero, oppure sarà il pensiero che si fa costruire dal linguaggio? Dice Vygotsky, noi facciamo un'operazione sbagliata, la domanda è giusta, ma l'operazione è sbagliata, perché invece di considerare il linguaggio e il pensiero come due cose già acquisite, che hanno già date ben definite, dobbiamo piuttosto studiare il rapporto che c'è tra i due, la relazione che si stabilisce tra i due sul piano dell'evoluzione delle due funzioni, e questa evoluzione non è mai uguale, cioè non finisce di modificarsi, ma passa attraverso dei momenti particolarmente significativi. Il primo momento intorno ai 2 anni, nel bambino intorno ai 2 anni, quando il bambino, innanzitutto c'è stato un lungo periodo in cui il bambino non ha avuto il linguaggio, più o meno un anno e qualche cosa a seconda dei singoli casi, in quel bambino le strutture cognitive lavoravano senza linguaggio, ovvero avevano una qualche esperienza del linguaggio in quanto attività che appartiene al milieu in cui il bambino cresce, quindi riconosce che qualcuno parla e così via. Intorno ai 2 anni comincia a utilizzare il linguaggio che, secondo Vygotsky, percepisce come un attributo della cosa, cioè non come un sostituto o un possibile rappresentante, ma come un attributo della cosa. Questo passa per una serie di altri passaggi che sono ben descritti. Vygotsky ha un difetto, vogliamo chiamare così, che discute tutta la letteratura esistente, talvolta è sfibrante perché deve discutere tutta la letteratura esistente, che significa i grandi nomi. Piaget, nella fattispecie, ha una polemica storica con Vygotsky che finirà, che Vygotsky morto 50 anni dopo, Piaget dirà aveva ragione lui, 50 anni dopo, su una cosa di cui parliamo adesso. Allora, scrutinando tutta la letteratura esistente, portando dati sperimentali di prima mano, perché Vygotsky non smette di lavorare con i bambini sottoponendogli dei test spesso da lui stesso ideati, arriva a definire questi passaggi. Il primo ve l'ho detto grosso modo, in modo generico, perché è più importante il secondo. Il secondo e decisivo passaggio è quello che comincia a presentarsi nel momento in cui compare nel bambino, in tutti i bambini, compresi i cosiddetti sordomuti, che lo fanno dunque in un altro modo, quella cosa che Piaget chiamò discorso egocentrico, cioè che il bambino, qui ne ho fatto una illustrazione, il bambino parla con se stesso per condurre i suoi comportamenti nella risoluzione di problemi di carattere operativo, essenziale. E questo dura a lungo, parla con te, lo faccia, dura tutt'ora. Pietro, ma che fai? Spesso ci diamo del tu, spesso, ma che ho fatto? Vygotsky lo studia approfonditamente, ma qui la cosa che ci interessa è questo punto straordinario, per cui intorno ai 7 anni, nella fascia tra i 7, 6, 7, 7 e mezzo, sembra che questo linguaggio egocentrico scompare. Piaget dice scompare, ed è lì che scoppia la polemica con Vygotsky. Piaget dice scompare, Vygotsky dice no, non scompare, viene introiettato. Eccola la famosa interiorizzazione su cui abbiamo lavorato un pochino ieri, per cui ho detto accadrà il momento in cui le tecnologie, la prassi che i bambini nativi digitali hanno con queste potenti tecnologie dell'espressione e della composizione di testi viene introiettata? È una domanda, non lo so, è una cosa che ci riguarda. Allora, questo è il punto, che intorno ai 7 anni il discorso egocentrico scompare,
che cosa sarebbe successo? La tesi innovativa di Vygotsky è che in realtà non si tratta di una scomparsa ma di una introiezione. Perché è così importante questa introiezione? Perché è così importante? Perché il discorso egocentrico diventa un discorso interno. Nutrenya Yariech significa discorso, non linguaggio interno, è un'attività discorsiva che sarà utilizzato costantemente dal parlante, non solo come un laboratorio della sua competenza semantica, ecco il problema, cioè lui lì, secondo l'ipotesi di Vygotsky, anzi vi leggo l'intera slide e poi la commento, ma anche come il fondamento del suo processo di individuazione, sullo sfondo del sociale introiettato e rielaborato creativamente. Che cosa succede? Che se il bambino ha naturalmente appreso un linguaggio e lo usa in quel modo strano, per cui le parole stanno attaccate alle cose o sono addirittura dei complementi delle cose, non lo sta interrogando dal punto di vista della sua funzione semantica, cioè dello schematismo di cui abbiamo parlato a lungo, sia nel caso dello schematismo oggettivo, sia nel caso dello schematismo dei concetti empirici. Questa operazione per cui lui diventa esperto della costituzione, della potenza semantica del linguaggio, cioè che il linguaggio organizza il mondo, è qualcosa che capita soltanto, secondo Vygotsky, nel momento in cui è introiettato il discorso egocentrico, cioè quel discorso che gli è servito per orientare le sue strategie nella risoluzione di problemi tecnici, pratici, manipolatori, che ha a che fare con di nuovo l'apticità, il carattere multimodale dell'immaginazione. In quel momento lui ha aperto un'officina, ha aperto un laboratorio, tutti noi, non lui, quel bambino di prima, tutti noi abbiamo aperto questa officina, in questa officina abbiamo decostruito degli aggregati che avevamo utilizzato con grande affidamento, li abbiamo decostruiti tutti e li abbiamo ricostruiti da capo. Per forza, siamo dovuti essere stati creativi per forza, cioè abbiamo messo in movimento una poiesis che passa però anche attraverso un momento di disgregazione, vi dicevo prima, come l'ho chiamata, decostruzione di quelle unità che abbiamo ereditato da una tradizione e riorganizzazione. Questo elemento diventa un elemento costitutivo della nostra personalità. Individuazione è una terminologia di Simondon, che è l'autore di cui vi ho parlato ieri, che parla dei processi di individuazione. Nei processi di individuazione c'è questo momento in cui noi ricostruiamo, c'è quell'aspetto proprio poietico che è tipico dell'introduzione del linguaggio interno. Ora, questo laboratorio è attivo per tutta la vita. E noi ci possiamo assestare su alcuni elementi accertati, ma lo teniamo continuamente in attività. Continuamente in attività. Il nostro pensiero è diventato un pensiero linguistico, il nostro linguaggio è diventato qualcosa che ha a che fare stabilmente con le strutture cognitive, ma originariamente, non finisco di richiamare l'attenzione su questo punto, è il risultato di un'integrazione tra due linee genetiche diverse e eterogenee, completamente eterogenee, perché poteva accaduto ma poteva non accadere. Avremmo potuto continuare a usare le strutture cognitive come Neanderthal, che forse appunto non le articolava e forse aveva attitudine al canto e ad altre cose più emotive, più che cognitive, e avrebbe sfrocoliato di meno la physis con quella roba lì che si diceva ieri con te, la letheia, che è un processo violento, violento, perché vuol dire andare a togliere la famosa aletheia, non nascondimento, come gli enti se ne stanno nascosti così bene, quella, i greci la chiamavano la diche è l'ordine equilibrato dell'ente, arriva il linguaggio, li va a tirare fuori, da quel momento in poi ci fai quello che ti pare,
ci fai quello che ti pare, dunque dice Heidegger, mo devo fare Heideggeriano, ma le ho previsto di non fare, dice Heidegger, questa roba qua, il linguaggio è peggio della bomba atomica, è più potente, c'è una famosa frase, di Heidegger, più potente della bomba atomica, perché va a tirare fuori l'ente, Adeseia, lo va a tirare fuori da quel momento l'ente è in mano. Di chi organizza questa potente, per cui vi dicevo ieri, voi, noi non potremo mai pensare al linguaggio in termini di dominio, nessuno domina il linguaggio, ma in termini di responsabilità sì. Ma in termini di responsabilità sì. Allora a questo punto, e io per stamattina qui ho finito, tre tesi per concludere. No, ma queste tre tesi ve l'ho già detta ieri. No, vabbè. Sì, no, c'è ancora qualche piccolissima cosa. Un technical empowerment viene introiettato, tanto meglio. Ecco, questo per me davvero è, questo è caratteristico del mio modo di muovermi in queste tematiche su cui ho cercato di motivarvi in queste due giornate. Un tecnico viene introiettato, tanto meglio, quanto più efficacemente riesce a rigenerare il suo rapporto con il mondo ambiente. Qui è tutto come nel linguaggio. Se il linguaggio potesse parlare solo di se stesso, il che accade, visto che il linguaggio può parlare di se stesso, noi diventeremmo degli afasici che non hanno più la possibilità di usare questo potente empowerment. Questa rigenerazione incarico la sua componente creativa, poetica, poietica, o se volete artistica, nel senso di poiesis, no? Nel senso di Kant, ma anche simultaneamente alla componente decostruttiva, cioè devi rompere le vecchie costruzioni. Ecco un primo orizzonte di lavoro per le arti, esplorare i processi di interiorizzazione dei technical empowerment per evidenziarne le potenzialità in termini di rigenerazione e rapporto con il mondo ambiente, che è quello che mi interessa di più. Eisenstein, che avete visto l'altro giorno con quella enorme penna in mano e che qui vedete in questa foto un po' mefistofelica, era un amico carissimo di Vygotsky, era un amico carissimo, si vedevano continuamente. E Eisenstein 1935, Vygotsky è morto da un anno, la moglie, la vedova ha fatto pervenire a Eisenstein una copia autografa con una dedica di Pensiero e Linguaggio. Eisenstein, che viene attaccato da tutte le parti, dalla censura eccetera, va in una conferenza, in un convegno del 35 dei lavoratori dell'arte del cinema sovietico, e per difendersi dice questa cosa che non si capisce bene, se no la riferiamo a Vygotsky: le regole della costruzione del discorso interno, sta parlando di Vygotsky, ma non lo può nominare perché Vygotsky è stato già condannato, non lo può nominare, si rischiava la vita in quei casi. Le regole della costruzione del discorso interno sono esattamente le stesse che stanno alla base di tutta la varietà di regole conformemente alle quali vengono costruite la forma e la comprensione delle opere d'arte. Cioè questo enunciato è incomprensibile se non lo leggiamo alla luce di quello che vi ho appena detto. Perché? Perché il cinema, secondo Eisenstein, si può portare dentro quello che ho definito il laboratorio del discorso interno e farcene vedere le forme. Se noi comprendiamo il cinema di Eisenstein, ma anche il cinema in generale, o l'audiovisivo a maggior ragione, come una roba del genere, ci rendiamo conto della potenza. Ma lasciatemi concludere questa parte invece con un'ultima immagine, che è l'immagine del grande avversario di Eisenstein, di cui vi ho parlato qui a Roccella l'anno scorso. Vedete che le cose ritornano, i fili si rintrecciano, ma si rintrecciano a ragione. Zyga Wiertow, grande avversario di Eisenstein, si odiavano, i due si combattevano, pensa il cosiddetto uomo con la macchina per il chinocchio, il cineocchio, come un empowered, un essere empowered. 70 anni prima lo pensano, oggi accade, oggi questo accade, oggi accade nella situazione che avete visto del bambino che tante volte è passata in queste slide. Ci troviamo in una situazione di questo genere, cioè che sta accadendo, come io credo, un altro potente empowerment nel senso del linguaggio, è soltanto che qui ha a che fare con l'immaginazione al lavoro nella sua modalità multimodale, intermediale, con tante caratteristiche reversibili, quella merlopontiana che mettevo in evidenza prima. Ci sono tutte le condizioni per ritenere che questo addestramento, se viene praticato
in modo consapevole può portare dei risultati significativi, cioè perdita, come si diceva stamattina, certi aspetti dell'attenzione, della concentrazione, della complessità, però il rilancio a livelli più alti. La domanda era: le arti possono dare una mano qui? Io penso proprio di sì, una serie di esempi e di cose ce l'ho in mente, però io mi fermerei qua perché...